Ok, bella a tutti ragazzi, sono Algisus e oggi riprendiamo con Mega Master Force. Come vedete non mi sono mosso di una virgola l'ultima volta, quindi riprendiamo immediatamente. Amici, non avrei dovuto avere amici. Sapevo di trovarti qui. Chi è che parla? Sonia. Ah, anche con Luna. Sono venute a consolarmi? Non sono dell'umore, mi sa. Ti ho detto di lasciarmi stare. Che cosa ti è successo, Geo? È così grave da non poterlo dire nemmeno a noi? E poi dovremmo davvero cercare Mega. Non è in momenti come questi che puoi contare e confidarti coi tuoi brother? Ho cercato delle cose su tuo padre. Lui crede nella forza della Brotherman, più di chiunque altro al mondo. Scommetto che se tuo padre ti vedesse così, rimarrebbe davvero deluso. Non voglio strasentirti. Più conosci qualcuno e gli vuoi bene, peggio stai se viene tradito o abbandonato. Non voglio più stare male per qualcuno. Perciò non sarò più amico di nessuno. Geo, ricordi quando abbiamo creato la nostra Brother Band? Mi hai detto che avresti cercato un nuovo io. Io sono più forte ora grazie a te. Ora basta! Se la Brother Band non esistesse, ora non sarei così male. Non ho più bisogno di una Brother Band. Ah! Tu vuoi rompere la Brother Band? Tu, codardo! Potrei anche rompere la Brother Band, ma non puoi fare altrettanto con l'amicizia, con le persone. Ti prego, pensaci su. Io vado a cercare Mega. Per caso sono così idiota da non capire che... Perché Geo è così idiota, non io. Io cosa dovrei fare? Ah, fantastico! Fenomenale! Mi si è anche abbassata la vita. Nel frattempo, ad Amaken. E con questo è fatta. Aaron! Aaron! Chi è che urla così come un matto? Ah, Tom! È tantissimo tempo che non lo vedevo. Aaron, è un'emergenza! Cosa succede, Tom? Seguimi! Cos'è una cosa così importante da non aspettare un millisecondo? Perché c'è stato un caricamento se sono andati alla stanza in parte? Abbiamo rivelato questo segnale dallo spazio. Questo segnale è... Che segnale hanno rivelato? Basta, basta! Ah! No! Mega! No, non può essere vero, non può essere... No. Dai, ditemi che non è vero. Ah, non so... Fia, mi sono preso un colpo. Un sogno. Mega. No, non ho niente a che fare con lui ora. Geo! Vado a Times Square con le mie amiche. Fai il bravo, va bene? Ci vediamo dopo. Immagino sia ora di alzarsi. Beh, cosa farò oggi? Sembra che io abbia posta. Leggiamo la mail. Vieni al laboratorio Aaron Boreal. C'è una cosa che vorrei dirti. Puoi venire subito nel mio laboratorio? Ci siamo, eccoci qua. Siamo al laboratorio, ragazzi. Grazie di essere qui, Geo. Ho pensato molto se dirtelo o meno, ma credo che tu debba sapere questa cosa. Cosa? Ieri uno dei nostri radar qui alla Macken ha rilevato un segnale audio dallo spazio. Radio dallo spazio. Proveniva dalla stazione spaziale della NASA, Pace. In altre parole, il segnale viene dalla stazione su cui era tuo padre. E sappiamo che si dirige verso la Terra. Papà, non vogliamo avvicinarci per scoprirlo. È Copper, perché mi sta dando una mano Copper? Ma perché no? So che desideri sapere di tuo padre, dopo aver sentito che la sua stazione è diretta qui, ma ora questa stazione, in poche parole, è un'enorme sfera di onde Z. Allora papà è... Non lo sappiamo, ma forse è meglio non sperarci troppo. Ma... Abbiamo un nuovo segnale! Wow! In diretta, in live stavolta. Sembra una registrazione. Esaminiamolo con l'analizzatore. Registrazione. Forse un messaggio di mio padre. Ok, analisi completata. Ascoltiamolo. È molto confusa. Salve terrestri. No, non è mio padre. Sono re del pianeta FM, per l'appunto. Sto venendo a distruggere la Terra. Considerate il vostro pianeta già morto. Grazie. Ma che...
Suona come una dichiarazione di guerra, vero? Sapete, il pianeta FM era un pianeta con cui Kelvin voleva creare una Brotherband. Non avrei mai pensato che gli abitanti di FM avrebbero... No. Ah! Cosa sta succedendo? Cosa è successo? Attenzione, il livello di onde Z sta salendo. Come mai vedo la strada 1 senza il visualizer? Ma che diamine succede? Perché vedo la strada onda senza il visualizer? Perché la vedono tutti più che altro? Le strade onda? Riesco a vederla senza usare il visualizer. Non posso crederci, il livello di onde Z è alle stelle. Quanta stanza ne... Questa stanza ne è piena. Sta arrivando qualcosa di tremendo. What? Ah, che succede qui? Oh, è tutto colpa di quella sfera di onde Z. È troppo pericoloso restare esposti alle onde Z. Cosa ci sta succedendo? Il mio corpo! Oh no! La radiazione di onde Z cambiano la frequenza a cui le particelle dei nostri corpi vibrano. Se restiamo qui, i nostri corpi diventeranno onde Z. Cioè, stiamo diventando forme d'onda? Ah, il mio corpo non mi sta ascoltando. Ah, però volano. Inizio a prendere massa corporea. Credo di doverlo usare ora. Però usare un colpo solo. Devo concentrarmi, non posso sbagliare. Di cosa sta parlando? Neutralizzatore di onde Z, in carica! Livello energia anti-onde Z in aumento. What? 90%, 99, 99, 100%! Neutralizzatore di onde Z pronto! C'è un laser atomico della morte... Vabbè, lasciamo perdere. Però si sono salvati. A quanto pare ha funzionato. Siamo salvi. Oh no! Credo che quanto è successo qui poco fa sia accaduto anche altrove. Ah, devo andare subito in quei posti. Ma dopo quel colpo non posso più usare il transfer. Devo tornare al distretto prima. Il tempo corre. Vado. Ehi, signor Borrell, quali sono gli altri posti? Vediamo. Nel nostro paese sta succedendo a Times Square. Times Square? Signor Borrell, c'è un problema. Venga subito nell'ufficio centrale. E così inizia. Geo, perché non ti riposi un po' qui? Ora come ora fuori è troppo pericoloso. A più tardi. Ma la mamma non è a Times Square? Porca miseria, è vero, devo andarci subito. Ok ragazzi, siamo a Times Square. No! C'è già quella sfera. Porca. Mamma, mamma! Non va bene, di questo passo la mamma si tramuterà in un fascio di onde. Detta così non suona neanche male, però lasciamo perdere. Cambio onda M, Giostello, sei in onda. Scusa, ma puoi senza Mega? Ah, va bene, Mega non c'è. Proprio ora. Beh, non ho bisogno di lui. Sì che ne hai bisogno, come fai a distruggere un'onda di onde M gigante? Di onde Z, gigante. Ah, beh, di bene meglio. Ah! Sembra che ne abbiamo lasciato uno. Dovevi restare nella tua tana, ragazzino. Tramutiamo in onde M, che ne dici? Sì, tanto non importa. Diventerà un'onda comunque. E presto, presto sarà lo spuntino di Andromeda. E grazie alla sfera M che il Re ci ha dato, anche noi abbiamo un corpo come gli umani. Ma non possono farci male, vero? Esatto. Gli umani non hanno idea della forza del mondo delle onde. E si credono i migliori. Presuntuosi. Già, quindi umano, niente di personale, ma ora credo che ti distruggerò. Ah! Prendi questo! Ah! O preferisci questo? Aia. Oh! Eccone un altro! Ai ai ai! E uno da parte mia! Ah! Fantastico, mi stanno menando! Oh! Ah! Se potessi diventare Mega Man, potrei contrattaccare! Certo che questo qui è forte, eh! Vuoi dargli il colpo di grazia? Sì. Non sia mai che Andromeda sia sconfitta da uno stupido ragazzino. Basta. Sei pronto? Ok ragazzi, però scopriremo se Dio ce la farà nella prossima puntata. Perché mi piace tenervi col fiato sospeso. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi. Oddio. Ok. Basta. Dio. Dov'è? Dov'è? Ma cazzo è? Sento che sta venendo. Non c'è un cazzo.
Ciao.